Marta, sono due giorni che glieli facciamo, ma vale la pena di replicare, vale la pena di replicare. Bravo, bravo, complimenti ancora, complimenti a tutte e due. Gran bella soddisfazione, gran bella vittoria per Rudy con la sua di S3, è riuscito a compiere il passo giusto. Qualche titubanza ce l'avevi per la verità stamattina? No, è stata la gara più tribolata da quando corro, quindi più di 130 gare, quindi è stata veramente impegnativa, selettiva, perché è stato, soprattutto la prova di ieri era molto difficile, infatti noi subito abbiamo dato un bel colpo e anche lì è andata molto bene, abbiamo avuto fortuna e ci siamo usciti solo con qualche danno, peggio è andato a Cevarella, mi dispiace per lui. E poi dopo sulla ripetizione della prima prova si è rotto il cambio e purtroppo ce lo siamo portati fino in fondo e quindi è stato veramente un patimento fino all'ultimo, quindi all'ultimo suggello proprio la macchina andava malissimo e infatti si vede dai tempi è andata veramente no, me la sono vista veramente brutta, quindi è stata una bella vittoria soprattutto per non tanto il Pistoia, ma per la zona abbiamo vinto. Sì, perché ti vai a laureare anche vincitore nel TRN in quarta zona e sei anche campione quindi toscano dell'Open Rally nell'edizione 2015, direi un trittico di vittorie che ti porti a casa, compreso un bel rally al quale oramai partecipi volentieri, ma dove hai una bella resa. No, infatti volevo fare i complimenti all'organizzatore che ha fatto veramente una bella gara, organizzato benissimo, a parte i primi 3 chilometri della prova di ieri sera che non condivido tanto, però veramente un bel tracciato, organizzazione perfetta, quindi complimenti. Erano 80, mi sembra, su 3 ci si può stare, insomma, credo che Pelani con la pista da corsa non possa accettare. C'è Jacopo, innocente da questa parte. Bravo dalla sua posizione, bravo lo è stato con Rudy Michelini, ma devo dire che ultimamente ha inanellato una serie di successi anche con diversi piloti, quindi onore ancora una volta al bravissimo navigatore innocente. Grazie, speriamo di continuare. E beh, per forza. Dai, vincere qui a Pistoia è bellissimo, come sempre, è una soddisfazione infinita vincere a casa, poi per di più una squadra pistoiese, l'organizzazione da parte della mia scuderia, sì che sono veramente contento. Complimenti a Rudy che ha guidato come sempre in maniera esemplare. Se posso volevo fare una dedica per questa vittoria a un amico che è scomparso la scorsa settimana, un navigatore, Tommaso Rocco, che era un amico grande. Volentieri, ci vediamo al tuo saluto. Rudy Michelini e Jacopo Innocenti guadagnano il gradino migliore del podio, gli facciamo posizionare la vettura o la facciamo rimanere qua sopra, ditemelo voi, la facciamo portare là in fondo. Bene, d'accordo, allora appena avremo esaurito con le foto di rito, con un premio grande a quanto pare, allora ce la sposti leggermente più avanti così andiamo con le foto finali e chiudiamo veramente questa prima parte. Io chiedo anche a voi per favore di portarvi là sotto così lo chiedo al direttore, lo chiedo a Vanni, lo chiedo anche all'assessore Spinelli. Si va con la prima piazza e si sale quindi ufficialmente sul gradino alto del podio con Rudy Michelini e Jacopo Innocenti. Alla premiazione il signor Nardi è il delegato della CXI, quindi prego possiamo consegnare immediatamente a Rudy Michelini e a Jacopo Innocenti. Queste le tre coppie, questi tre equipaggi che ovviamente rispecchiano pienamente quelle che fin da ieri erano le previsioni che potevamo pensare sul podio, l'abbiamo visto delinearsi fin da ieri come classifica. È il momento delle bollicine e di festeggiare degnamente la edizione numero 36 della città di Pistoia, pronti quindi a far festa, pronti
bagnare la folla, ma anche loro stessi. Sono loro: Rudy Michelini, Jacopo Innocenti, Federico Gasperetti, Federico Ferrari, Simone Renzi, Tony Cerone. Si fa festa! Complimenti a loro, aiutati anche, vedo, alle spalle. Grazie ancora al signor Fede che è vicino a noi. Ringrazio nuovamente il direttore dell'Automobile Club Pistoia, grazie a Nardi per la provincia, vedo ancora Spinelli che ringrazio ovviamente, ma se vorrete rimanere vicino a noi c'è ancora da lavorare per voi, non abbiate timore. Mentre gli uomini della Pistoia Corsa saranno pronti ovviamente poi a consegnare il resto dei premi. Qualche attimo per sbrigare le formalità e l'uscita delle vetture e poi tutti gli altri immediatamente a salutare. Ne vedo già uno bello caldo là dietro che arriverà. Aspetta, no,